Allora, salve a tutte ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, manco da un po', quindi ho deciso di aggiornarvi un po' sulla situazione, sul se torno, non torno, e quindi diamo un pochino di risposte a tanti dubbi. Allora, sono tornata ufficialmente, ho avuto dei problemi che non mi hanno permesso di più che girare, che di caricare video. Ovvero, ho problemi al modem, cioè ho la linea, però non mi permette la velocità è così bassa che non mi permette di caricare video, quindi devo aspettare di scorcare internet a qualcuno per poter caricare il video. Però entro oggi, cioè 30 novembre, dovrei riuscire a caricarlo, salvo imprevisti. E ho il cellulare nuovo finalmente perché quell'altro non mi leggeva la scheda, nonostante sia nuovo perché l'ho comprato a marzo, però non mi leggeva la scheda già da giugno. E avevo comprato ad agosto il tablet, sempre della Huawei, il T7 mi pare, però non mi piaceva, era lento, la qualità delle foto era veramente pessima. E poi era ingombrante perché in borsa magari non ci stava, se dovevo portare forse le borse grandi. E quindi ho preso il nuovo cellulare e ho preso al contrario questo qui, che è il Huawei Piotto Lite 2017, anche se l'ho preso di seconda mano perché ho visto l'annuncio di uno della mia città, però ha 20 giorni di vita ed è immacolato. Ho già la pellicola di vetro, la cover, mi ha dato tutto il venditore, quindi è immacolato anche la garanzia. Quindi, che dire, è fantastico. Finalmente ho un cellulare con il quale posso registrare, posso fare tutto. C'è ancora qualche impostazione che devo capire di questo cellulare perché è molto più avanzato rispetto a quello che avevo io. Anche l'audio spero si senta bene e non ci siano problemi. A parte questo, comunque, ho lavorato. A ottobre mi è finita la stagione in pizzeria perché facevo la cameriera e ho lavorato da giugno fino a ottobre. Mi è finita la stagione e mi sono data al party planning e appunto realizzo bomboniere. Infatti ho dovuto fare 120 bomboniere per una nascita e vi assicuro che è stato molto impegnativo perché le decorazioni, diciamo, la bomboniera di per sé appunto è stato realizzato tutto in fimo, tutto a mano, quindi il tempo ci voleva anche perché doveva essere cotto, poi pitturati, ripassati, insomma è stato un bel lavoro, però sono contenti di come sono venute. La cliente è stata soddisfatta, quindi non c'è cosa più bella della soddisfazione dei clienti, quindi va benissimo. Probabilmente avrò alcune confettate da fare ora a breve, quindi se riesco, visto che ho il cellulare nuovo adesso, posso filmarvi il mondo. A parte questo, insomma, sono stata in ospedale per un po' perché ho avuto dei controlli perché soffro di infiammazione al colon e quindi ogni tanto mi dà dei problemi. Però è tutto a posto, ho fatto le iniezioni, tutto bene. E niente, ho fatto un po' di shopping. Penso di fare il video tra un pochettino con mia cugina perché abbiamo comprato ancora veramente pochissima roba. Io, tra cui, ho preso questo qui da Terranova, prezzo di 10 euro. Adesso però sta a 6 euro, 7 euro. Insomma, abbiamo preso un po' di vestiti e penso che ve li farò vedere un po' più avanti. Il tema di accumulare qualcosa perché fare magari un video di 3, 4, 5 capi. Insomma, non ne vale la pena. Preferisco fare degli haul più grandi, però almeno così faccio prima. E niente, comunque questo è stato un video di spiegazioni, comunque una cosa del genere. Fra circa 2 settimane ci saranno dei video speciali. Allora, la mia intenzione era di fare i vlogmas, ovvero un video al giorno dal 1 di dicembre al 31. Mi rendo conto però che la mia vita è molto monotona. E praticamente farei vedere sempre le stesse cose perché faccio sempre le stesse cose, quindi non ha senso. Visto che fra 2 settimane devo fare una cosa, quindi ho deciso di fare i vlog dalla metà di dicembre in poi. Non accenno nulla perché
vedrete poi più avanti. E niente, appunto, questo, mi vedete appunto l'attivo voce. Ah, un'altra novità, appunto, sono, non sono più nella mia stanza, ma sono nell'altra stanza. Abbiamo preso la cameretta nuova, il muro blu c'è sempre stato. Appunto c'è la cameretta nuova, con le cose sul letto, belle. E niente, io vi mando un grosso bacio, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Siamo arrivati a quota 600 iscritti, speriamo di poter arrivare entro l'anno nuovo a 1000 iscritti. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!